tecnici di alzare questi microfoni, perché sennò tutte le volte mi fotografano come una scimmietta. Detto questo, come ho già chiarito a tutta la stampa nazionale ed internazionale, dato che gli articoli sono usciti a New York, in Francia, in Spagna, ciò che sta succedendo oggi a Terni è semplicemente ciò che io ho promesso a quei 20.000 cittadini che mi hanno votato, e cioè una politica nuova. Una politica, dicevo, nuova, diversa, una politica meno del panchettino e una politica evidentemente più rivolta al servizio. Ci sono due modi di interpretare la politica. Una è la politica di chi ritiene che una volta eletto è diventato superiore agli altri, e una invece è la politica di chi ritiene che da eletto deve servire e lavorare per gli altri. È il motivo per il quale quando io cammino in città saluto tutti e sempre per primo, anche prendendo spesso il non saluto, evidentemente, di quella parte dei cittadini che non mi ha votato. Mattina un cittadino non mi ha dato la mano, davanti alla mia proposta lui non me l'ha data. Quindi nessuno si deve meravigliare che io mi rivolgo ai miei 20.000 circa elettori, più immagino quelli che non hanno votato ma che si sono accontentati del fatto che i miei elettori mi facessero vincere. Certo, non dare la mano al sindaco è una cosa brutta, questa è una maleducazione nazionale, poi sarei io il maleducato. Però sono tranquillo, i miei cittadini sono quelli che mi hanno votato. Allora io do una risposta. A differenza di tutti coloro che sparano delle stupidaggini in politica, non sono il cittadino, non sono il primo cittadino di tutti. Perché chi non mi ha voluto, se non riesce manca a darmi la mano, manca a salutarmi in strada, che io ricordavo fosse una cosa naturale e normale, non deve pretendere niente da me, perché io saluto tutti e stringo la mano a tutti. Quindi mi permetterete che siamo davanti a un uomo diverso. D'altronde la strada che io ho percorso nella mia vita fino ad oggi è differente dalla strada che hanno percorso molti altri. Quindi, tornando ai miei 20.000 circa cittadini votanti e a tutti coloro che in Italia oggi guardano a Bardetti come una speranza, io può ridere. Per favore, silenzio. Ma stia attento a non fare la stessa figura che ha fatto quando rideva prima delle mie elezioni a Terni. Attenzione a ridere con me, che nella mia vita ho sempre fatto ciò che desideravo. Quindi continua a ridere, questo mi consola. Scusatemi, è da ridere, perché se non avesse riso nessuno pensavo di non farcela. Ora che qualcuno si è messo a ridere, è sicuro che io ce la farò. Vedete, in questi giorni ho avuto dei momenti di grande turbamento, dove ho voluto ritirare le mie dimissioni. Sapete di chi è il merito? Di Cecconi, di... Filippone, di Melaseghi. Melaseghi ha raggiunto il massimo dei suoi livelli, non mi ero ricordato di vedere il suo video. Quando l'ho visto ho detto no, non ce la posso fare, mi sono dovuto legare veramente con Ulisse al palco, ho detto questo, il richiamo delle sirene, ogni parola che è stata espressa dall'opposizione, cioè è stata una cosa traumatica per me, perché io avrei ritirato le dimissioni subito, perché ho detto io posso lasciare i miei 20.000 cittadini nelle mani di questi. Mi spiace, signore, io devo parlare con i miei e devo trovare con i miei la condizione per accontentare quei 20.000. E quindi quando avrò messo a posto le mie cose interne, tu l'avete visto tutti, non so, penso di poterlo ripetere, come ho detto in commissione, che qualcosa non andava, c'è, cioè, Filipponi si è dimesso. Filippetti, scusa, questa è una speranza. Filippetti, dicevo, si è dimesso, vuol dire che qualcosa bolle in questa pentola di Alternativa Popolare. Allora mi scuserete se, a differenza evidentemente delle tragicomiche episodi del governo centrale,
dove evidentemente sui giornali per mesi leggiamo di chi va a letto con chi e con chi e con cosa e come mai, chi ci pensa, chi non ci pensa. Poi sarei io che mi ho detto una volta che guardo le donne, oddio che cavolo ho fatto di male nella vita, ora ho cominciato a guardare anche gli uomini, così accontento tutti, destra e sinistra. Ma detto questo, va bene, il concetto di base, cari signori, è che la mia politica è diversa. Se c'è qualcosa che non mi piace, essendo io il segretario di un partito nazionale che ha l'ambizione di non poter più dire, per esempio, che in Europa è colpa dell'Europa quando l'Italia non va, perché la verità che non vi hanno mai detto è che abbiamo 75 parlamentari in Europa, oltre il 10,8% dei parlamentari europei sono italiani. Solo che qualcuno si è scordato di dirvi che mentre tutti gli altri, i tedeschi, i francesi e gli spagnoli si riuniscono prima di andare al tavolo, così fanno gli olandesi che sono in meno di 12, i nostri no. E io voglio cambiare questa mentalità, perché io penso che prima arrivano l'Italia, gli italiani e poi arriva il resto. Io voglio portare quindi in Europa gli italiani, per i veri, e voglio che l'Europa ragioni come desidero io. A me, se come dice Trump e se vincerà, ci dice oh, no, perché colorete, se come dice Trump, quando lui vincesse abbandonerà tutti, perché chi non paga l'ONU ha diritto che i russi lo attacchino. Complimenti, io voglio un esercito fortissimo, voglio una nazione fortissima, e mi sono rotto le scarpe di comprare batterie dei cinesi, gas degli americani e servirmi dell'Iran. Io voglio una nazione potente, e quindi per me speriamo che viva Trump.